Buongiorno a tutti, oggi vi porterò a fare un bagno nel lago più profondo d'Italia, il famoso lago di Como. Vi darò alcuni consigli su come fare un bagno in sicurezza e vi racconterò anche alcune curiosità. Partiamo! Lago di Como. Proprio qui davanti c'è la massima profondità dei laghi d'Italia, meno 418 metri, uno dei laghi più profondi d'Europa e abbiamo mostri marini, vortici e correnti. Ma proprio adesso io farò il bagno. Si faceva fatica a nuotare perché il lago è un po' mosso, comunque sempre bellissimo. Vedete questa ferita? Me la sono provocata lottando contro un gigantesco kraken. Comunque tutto è bene quello che finisce bene. Pensate che il lago di Como è più profondo di quasi tutto il mare Adriatico, che ha una profondità media di 80-100 metri da Trieste al Gargano. Qui siamo oltre i 400. Mi trovo su una selvaggia e solitaria scogliera, ma non vi dico dove. Ciao ciao! Qui invece ci troviamo ad Argenio, a poca distanza dal punto più profondo che si trova laggiù. Lungo la passeggiata c'è una lapide che ricorda l'impresa di Pietro Vassena, costruttore del primo battiscafo del mondo. Il battiscafo, come sapete, è quel mezzo che permette di scendere a profondità superiori rispetto a quelle raggiunte dai sottomarini. Nel 1948 Vassena sperimentò il battiscafo proprio ad Argenio, segnando il record mondiale di immersione per quei tempi, meno 412 metri. Adesso sono a casa, a Como, e parliamo brevemente delle cause di morte per annegamento, poiché questi incidenti sono un tantino frequenti nei laghi e specialmente nel lago di Como. Ovviamente prima scherzavo, non ci sono i kraken, non ci sono i vortici e le cause di morte sono esclusivamente due. La prima è il fatto di non saper nuotare, la seconda è l'idrocuzione. Se non sapete nuotare, evitate assolutamente di entrare nel lago. Chi muore sono soprattutto gli stranieri e mi riferisco specialmente ai migranti dell'Africa che non so perché non sanno nuotare, entrano pensando che il fondale sia basso, non sanno che sprofonda subito di parecchi metri e annegano. Per quanto riguarda l'idrocuzione, è tassativamente vietato tuffarsi nell'acqua senza esservi prima abituati al contatto appunto con l'acqua. L'acqua del lago è fredda anche in estate. Quindi, se non vi abituate prima, rischiate uno shock termico. Quindi non fate i fenomeni che si buttano improvvisamente dai motoscafi perché può essere veramente pericoloso. I cartelli con scritto divieto di balneazione non servono a niente, ve lo dico io. I cartelli indicano esclusivamente la presenza di acqua inquinata, ma non è che si muore perché l'acqua è inquinata. Se sapete nuotare, state a galla. Quindi quelli che dicono ah ma è morto perché non ha rispettato i cartelli di divieto è una sciocchezza. L'acqua inquinata è un problema, è una vergogna, ci sono dei punti del lago, alcuni punti del lago che non sono balneabili e uno di questi è proprio Como città, dove lì c'è anche una certa mentalità borghese che non vede di buon occhio i bagnanti, ma questo è un altro discorso.
Abbiamo 170 km di coste, è anche il lago italiano col maggior sviluppo perimetrico, quindi i posti non mancano. Certo non è il mare, certo non ci sono i lidi megagalattici, se volete questo magari andate sul lago di Garda. I bagni comunque possono essere fatti in sicurezza, fermo restando le precauzioni che vi ho prima detto. Mi raccomando e buon divertimento. Ah, dimenticavo, forse un mostro marino ce l'abbiamo anche noi. C'è anche scritto su Wikipedia. Lariosaurus. Lario è il nome latino di lago di Como. Il lariosauro è un rettile acquatico estinto appartenente ai, eccetera, eccetera. Andate più sotto e potrete leggere. Il lariosauro è il mostro del Lario. Andate su Mostro del lago di Como e scoprirete che si tratta di un'anguilla lunga dai 10 ai 12 metri che si aggirerebbe nelle profondità lacustri. E c'è anche un libro, Il Lariosauro. Include il racconto Vassena e il Lariosauro, un incontro negli abissi del Lario, ossia ciò che Pietro Vassena avrebbe visto durante la sua immersione col batiscafo. Ora, se vi trovate sul lago di Como, è estate, è caldo e volete farvi un bagno rinfrescante, dopo aver saputo anche queste cose, lo farete il bagno? O farete subito le valigie per tornarvene a casa?